Sono padre Eliseo della parrocchia di San Bernardino da Siena in Badesse. Oggi riflettiamo sul passo del Vangelo di Matteo al capitolo 7. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Questo detto ci suona molto aspro nella persona di Gesù. Lo possiamo intendere come forte stimolo per porre attenzione su tematiche fondamentali e decisive per la salvezza dell'anima. Il detto riportato da Matteo era usato nell'ebraismo culturale e religioso per indicare con disprezzo i non appartenenti al popolo eletto. Ancora oggi l'espressione sopravvive nella cultura popolare, per esprimere poca oculatezza e superficialità nel coinvolgere le persone in realtà importanti e delicate. Il Signore ci vuole dire che non possiamo permettere che la nostra interiorità, il nostro rapporto intimo, unico, irripetibile, e personale con Dio sia accessibile e mostrato a chiunque. Il fondo della nostra anima, luogo privilegiato dove si svolge in pienezza, completezza e verità il mistero della nostra risposta a Dio, deve essere aperto solo a persone di fiducia con una raffinata sensibilità spirituale e che diano prova di impegnarsi seriamente a vivere una vita oltre gli impulsi biologici e psicologici. La curiosità in questo ambito è deleteria, porta all'orgoglio per chi riceve queste intime comunicazioni. Nell'orgoglio si può annidare l'incomprensione, lo sbeffeggiamento e perfino il disprezzo. Esiste, e dovremmo coltivarlo, quello che si può chiamare il pudore spirituale. È una siepe che impedisce agli sguardi indiscreti e superficiali di spiare su ciò che avviene nella insondabilità del mistero tra Dio e l'anima. Mai dare spettacolo del flusso di amore, desiderio e comunione tra l'Altissimo e la sua creatura, resa figlia nel battesimo. Si tratta di scoprire ciò che è prezioso per la nostra vita spirituale di vigilare su di esso e di custodirlo con un atteggiamento prudenziale e di sapienza. Il mettersi a nudo nella propria intimità deve essere preceduto da grande cautela e da una preghiera fervorosa perché Dio ci faccia incontrare la persona giusta che sappia guardare con occhio benevolo, umile e fortemente desideroso della salvezza della nostra anima. Oggi purtroppo assistiamo in modo sempre più esteso ad una sconcertante e inquietante spettacolarizzazione dei sentimenti, delle emozioni e delle relazioni non per amore della verità, ma per suscitare curiosità, morbosità e lucro. Tutto ciò porta alla banalizzazione dell'interiorità dell'uomo e lo priva del suo essere il sacrario della persona, dove prendono forma le realtà sublimi e i valori più alti da custodire. Con forza e delicatezza. Non date le cose sante ai cani. È opportuno qui ricordare il passo della Genesi, dove si descrive i nostri progenitori Adamo ed Eva nudi in armonia con Dio e con se stessi. La situazione si rovescia dopo il peccato. Il peccato infatti crea il sospetto nei confronti di Dio e tra di loro. Avvertono di essere nudi e si vergognano fino a sentire il bisogno di indossare cinture di pelle e coprirsi. Ma cos'è questa nudità? Non certamente quella fisica. È avvenuto un evento drammatico. L'uno non si fida più dell'altro. Avvertono lo sguardo dell'altro come indagatore e pronto al giudizio, che fruga con irripetezza, malizia e spietatezza l'intimo dell'altro. È cessata l'accoglienza incondizionata ed è subentrato il giudizio indagatore, accompagnato dall'invidia e dalla gelosia. Da questo punto bisogna faticare per ritrovare il proprio e altrui occhio limpido, che sappia accogliere e vedere tutto nella verità. Non date le cose sante ai cani. Chiediamo allo Spirito Santo il dono del discernimento. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa Montalcino.